Non ci arrivo. No, ti giuro, non ho mai lasciato a casa il treppiede. E ho detto, tanto non lo uso mai. Appunto, oggi sarà più comodo. Si è schiacciato sul tavolo. Buongiorno a tutti e benvenuti a Budapest. Io e Jimmy siamo qui in vacanza per la settimana di Pasqua e ho pensato di farvi un video vlog un po' alternativo, nel senso che ho preso spunto da fellow youtubers che l'hanno già fatto e voglio portarvi a vedere la città, ma nel frattempo rispondere ad alcune domande di coppia su di noi, su come siamo conosciuti eccetera. Ora non voglio dirvi tutte le domande perché sennò si prepara, quindi iniziamo questo vlog Q&A un po' un casino e iniziamo. Allora, sei serio? Q&A parte prima, Chuck, vai. Vogliono sapere come e dove ci siamo incontrati per la prima volta. Ci siamo incontrati a Prato, dovevamo andare a una festa. Sì, allora era una serata alcolica, quindi diciamo la verità. Ti sei dimenticato? No, non mi sono dimenticato, però questo mi fa pensare alla prima impressione che ho avuto di te. Che era un alcolista. I gatti, gatti. No, salutano, sono cattivi i gatti. Meglio i cani? No, meglio i gatti. Dove era totalmente free drink e io era il periodo in cui andavo giù di vodka fragola Red Bull. Ne ho bevuti tantissimi, tanto che io e Jimmy non ci conoscevamo, però eravamo andati a questa festa insieme e diciamo che prima di arrivare alla festa, comunque un pochino, io ci avevo fatto un pensierino. E alla festa, vuoi l'alcol, vuoi qualcos'altro, ci siamo ritrovati davanti... No, ma sei serio? Davanti a un quadro di No, un quadro... come si chiamano quei quadri? Natura morta. E diciamo io lì ho spoderato tutto il mio inglese macaronico. E mi ha incominciato a descrivere il quadro di Natura morta in inglese. Non so senza parole, cioè, non so. Sei rimasta senza parole come ora. E io non so come con questo mi ha conquistata. Te cos'è che bevevi? Vodka? Io bevo vodka fragola Red Bull, okay. Poi a questa festa hanno incominciato a distribuire le fragole. Non è vero che le hanno distribuite, sono andato io dal tizio che andava a nascondere in una stanzina le fragole. E niente, io sono riuscito a farmi dare una vaschetta, non so come però. Sì, ma il fatto che tutta quella vaschetta me l'ha fatta mangiare. Non è vero, l'ho mangiata anch'io. Perché lui trovava una cosa molto sexy dovermi imboccare la fragola. Vabbè, vabbè, ci può se stare. Lo metti così è assurdo, cioè. È vero! Vabbè, ma messo in quella situazione. Sì, messo in quella situazione ci stava, solo che uno in bocca a uno, in bocca all'altra, mi sono mangiata mezzo chilo di fragole. E mischiata all'alcol mi ha fatto venire la nausea, soprattutto nel viaggio di ritorno. No, e lei vomitate, non ricambiare. No, nel viaggio di ritorno in macchina, io ogni 3x2 chiedevo all'autista di fermarsi perché dovevo vomitare. Autista. E Jimmy. Simo. Ciao Simo! Jimmy era il passeggero dall'altra parte, quindi lui ogni volta che ci fermavamo io aprivo lo sportello per vomitare, lui usciva, correva, faceva il giro della macchina e mi teneva i capelli. E questo è stato come... Capelli, testa, capelli. Qualsiasi cosa tenevo perché... Ma ti avrò vomitato anche sulle scarpe. No, spero di no, insomma, vabbè. Ecco, questo è stato come e dove ci siamo conosciuti. Ok. Thank you. Bene, adesso andiamo nei tunnel... Tesoro, così posso scappare e lasciarti qua. Andiamo nel tunnel con questa, la lampada. Rispondiamo a una domanda qui. Segreti del castello di Budapest ed è buio. Abbiamo una lampada, Jimmy non scappare. Dai, no, non iniziamo. La situazione è questa, io vado avanti con l'ombrello, Jimmy un gobbo con lanterna, abbiamo preso una paura terribile. Di qua. Dai Jimmy, andiamo avanti.
Oh, ma sei da Madonna Santa. C'è un cibo che non mi piace. Un cibo che non piace a Silvia sono i dolci. La maggior parte di torte, dessert classici, sì, dai, sì, mettiamola vero. Così. A te non piace lo strudel di mele? Brava, brava. Cosa ordino da bere solitamente? Faccio bevuta a base di acqua, ghiaccio e limone. Con la cannuccia. Orta orta. Tu invece ordini un Long Island. Ieri sera. Ieri sera. Sì. Qual è il mio libro preferito? Ciao Nana. No, questa non la so. No. Voi lo sapete. Stai scherzando? No, non la so. Non lo so davvero qual è. La verità sul caso Eric Bert. Ho fatto una pippa così a tutta Italia. No, no, giuro. Sei seria? Potrei dire il tuo libro preferito. Are you very serious? Qual è il mio libro preferito? Non esiste, Jimmy non legge. No, non è vero. Ho comprato un libro l'altro giorno. Quale? Me lo ricordo. Non è il tuo libro preferito. Beh, è un però libro. Ho comprato un libro di cui sì, mi ricordo Jimmy il nome. Legge. Insinui che non mi ricordassi il nome. Non sa filmare, lui tiene la fotocamera in mano e basta. Qual è il mio soprannome? Fashions. Tramette? Trammetti. Jimmy è un disastro per questo gioco. Come mi chiami tu? Ma ti chiamo in tanti modi. Recentemente? Vabbè, ma non te li devo passare, non te le posso tirare fuori io. Cioè, poi, non che sono spettacolamenti dei miei vedi, confronti. Ma lo vedi, ma ti sei fregata da sola. Ultimamente, sei seria? Comunque, ultimamente è orsacchiotta perché non si fa i peli. Non si fa i peli sulle gambe. Ha dei peli, Dio mio. Più lunghi di mia. Vabbè, oh ragazzi, l'inverno è appena finito e l'estetista deve ancora non essere chiamata. Tanto. Ragazzo, non conta un cazzo. Come ci vediamo tra 5 anni? Non mi vedo. Dai! No, è vero! No, 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 questo però lo puoi dire anche te. Io davvero vivo molto al presente. Non mi garba vivere troppo al futuro. Vabbè, però non puoi andare a vivere insieme. Allora, se ho un obiettivo nella vita è quello di finire quanto prima gli studi e andare immediatamente a vivere con Silvia per vedere se le cose vanno davvero bene oppure quindi no. Quindi questo fra un anno, poi se vanno bene tra 5 anni. Minchia, no. Vai, ciak, cambia. Se doveste scegliere di consumare una cosa sola per il resto della vostra vita, rifiutando l'altra, scegliereste la pizza o i pancake? Pizza! Sai che io forse sceglierei il pancake perché lo puoi fare al gusto pizza. Ma va a cagare! Ah, come vedete la futura convivenza a livello alimentare? Jimmy, accetteresti di non consumare glutine per non contaminare la cucina? No. Allora, quando sono a Piacenza cerco di non portare dentro casa pane per tanto un giorno o due, quello è.
Piacenza è gluten free. Però tutta la vita no, io avrò il mio angolino, come funziona a Padova, sì, come funziona a Budapest, come funziona a casa mia e... Ognuno al suo angolino, ogni volta sarà un po' uno sbatti dovergli dire: oh, ricordati di lavarti le mani, oh, ricordati di lavarti le mani. E poi qua non è detto che avrò questo problema. Ciao. Tre miei pregi. Allora, solare, intelligente e determinata. Grazie. Difetti, lunatica o volubile? Lunatica. Qualsivoglia, hai degli alti e bassi paurosi. Bene. Vabbè, te lo concedo. Secondo i miei standard sei su un altro livello di femminilità, che io non approvo totalmente. Cioè? Un po' troppo poco femminile sotto alcuni aspetti. Ok. Tan 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 tan. Cioè, ragazzi, spettacolo. Così e poi fa pigiamino. Pelusino. L'ultimo, disordinata. Ci sta. Pregi o difetti miei? Tre pregi. Sei buono, molto buono, mi dai ragione ed è un pregio. Paraculo. Sei molto pulito, mi pulisci il fornello, cosa che io odio. Tre difetti. Esagerato. Quando leggi parlotti e io non lo sopporto. Quando ti metti a fianco a me a studiare, a leggere. E guarda, è un gran... A testa, a mente, lui deve parlottare ed è insopportabile, mi devo mettere le cuffie. No, a mente non memorizzo. E okay, guardami, già mi dà noia. Ma quando leggi Jimmy qualcosa di normale, cioè se tu devi leggere un cartello, tu leggi tutte le parole, le parlotti, non riesci a leggere a mente. Lo togli, questo... No, invece sì, è proprio vero, questo... è una cosa che non sopporto. A volte riesci a rigirare la frittata in modo che sembra che io ho fatto una marachella, ho creato un problema, quando in realtà sei stato tu, ma riesci comunque a darmi e a rigirarmi e a darmi la colpa. A volte. Vabbè, a volte sì, per me è un difetto. E te sei proprio lento. Cioè, prima di uscire ti devi vestire, impomattare e fare la doccia. Qual è la cosa più strana che faccio? La cosa più strana che fai indubbiamente è, a 25 anni, guardarti le puntate del sole. La cosa più strana che fai tu è che ti svegli soprattutto. Ma ti svegli proprio tipo, ah, sì, ok, sono pronto, e salta e arriva in piedi e in un secondo in piedi. Cioè, per me è assurdo, la mattina è un trauma ogni volta. Silvia Scanner, domande per il Q&A. Stranezza che ti fa ridere di me. Ecco, reazione di Silvia quando trova l'esempio. Io, praticamente, allora Jimmy ha delle reazioni esagerate, spropositate per cose minime. Ad esempio, quando si versa il cacao dal sacchetto e gli casca la pallina grossa. Cioè, uno, la reazione normale è... Nessuno ha una reazione, la raccogli e la metti via. No, Jimmy, come ci fa? No, disastro! No, disastro! Che uno arriva dal tuo senso e fa: ma che è successo, Jimmy? Nulla, mi è caduta la palla più grande del cacao. Una stranezza di te che mi fa ridere è quando io ti faccio ingelosire apposta per vedere le tue reazioni, le tue facce, che mi fanno buttare via dalle risate. E io sono molto espressiva, quindi... Però sono bravo. È verde. Tipo, ecco, fatti schiacciare. Comunque lui si diverte a farmi ingelosire per vedere le mie reazioni ed espressioni. No. Not cool, bro. Io sono ma furbo. Nel far finta di farti ingelosire, apprezzo le altre ragazze. Questo non lo mettiamo, no? Il gatto più coccolato del mondo.
Ora te la pongo io una domanda. Ma come farai a sopportare i miei capelli e il pelo di Luna, visto che sei allergico? Quando andremo a vivere insieme? Se andremo a vivere insieme. Ecco, hai detto bene, non ci si va, almeno hai risolto il problema. Aspetta che c'ho questo ciuffetto antiestetico. Ok, vorrei. Comunque è vero, Jimmy è allergico al pelo di gatto. Chi c'è? Te vai, te vai. Ogni volta sta notizia gli vengono gli occhi rossi, rossi, rossi. Vedete questa mano con cui ho carezzato Luna? Se io ora mi tocco gli occhi, addio. Ma è bella che lui lo fa. Insonnia. Insonnia. Salutiamo. Hola, hola, hola. Vi si fa la Iola. Io domani parto perché venerdì ho il mio primo workout con Adidas, mentre Jimmy si gode gli ultimi due giorni con mio fratello e poi torna con i miei. E niente, quindi io concluderei qui questo video perché Q&A di coppia non ci sarà più visto che ci separiamo. Si è visto, eh? Cattivone. Speriamo, lo speri anche tu Jimmy. Cosa? Che il video vi sia piaciuto. Certo. E ci vediamo al prossimo video. Ciao. Ciao. Vai con me. Vai con me. No, ciao. Fai la chiusura con me. Vai.